nella lezione precedente. Dunque, ripartiamo chiaramente da questo schema in cui per la prima volta abbiamo provato a mettere in pratica, no, la creazione di interazioni web usando questo pattern, anzi, l'altra figura più corretta sarebbe questa, in cui ogni richiesta web viene, diciamo così, servita, viene passata, viene gestita dalla combinazione di tre elementi, no? Quindi ripartiamo da qua riprendendo quelle che sono le caratteristiche di questi tre elementi. Il primo elemento è il controller, no? Una JSP, o più avanti vedremo, a volte ci converrà usare direttamente una servlet, che ha la funzione di ricevere le informazioni su ciò che l'utente desidera, aggiornare il modello e sulla base di che cosa succede, cioè la combinazione delle richieste dell'utente e delle caratteristiche del modello, decidere come procedere. Procedere significa passare il controllo attraverso un'operazione di forward a una pagina di tipo view. La pagina di tipo view ha come scopo quello di generare l'output per l'utente, da mandare nella risposta HTTP al browser, ignorando il più possibile il motivo per cui siamo arrivati lì. Cioè la vista deve fare un lavoro, è un lavoro solo. Sa che deve avere accesso a certe informazioni per poter comporre la pagina e si ferma lì. No? Quindi tutti i ragionamenti sul perché, sul cosa faccio dopo, sul ma siamo sicuri che, sul devo tornare indietro oppure andare avanti, sono tutti i ragionamenti che cerchiamo di far fare al controller. Le pagine di vista dovrebbero essere il più possibile stupide, esecutive. Metto in bella dei dati. Chiaramente ogni pagina di vista metterà in bella certi dati in un certo formato, ma quello è il suo lavoro. Il suo lavoro non è di capire perché o da dove provengano questi dati. E poi il modello che è costituito, nel nostro caso, per il momento, solamente dai Java Beans. Delle classi che hanno una durata limitata, perché potrebbe essere limitata alla singola richiesta, oppure un pochino più estesa se decidessimo di memorizzarle nel contenitore di sessione, che ricordano informazioni relative alla sessione oppure relative alla singola richiesta. La settimana prossima cominceremo a imparare come estendere il modello con un livello di persistenza, cioè come fare a far sì che queste informazioni che io scrivo oggi, domani siano ancora disponibili anche se la sessione è scaduta e ne creo una nuova. Questo ovviamente porterà in gioco l'interfacciamento con le basi dati, nelle quali puoi andare a memorizzare i dati in forma più permanente. Ma questo vedremo che non cambia lo schema che abbiamo adesso, semplicemente rende il modello più complicato, perché non è solamente più un modello fatto di oggetti temporanei, no, con una vita breve, ma avrà alcuni oggetti con una vita breve e alcune rappresentazioni con una vita persistente, che non sono più oggetti perché usiamo database relazionali, quindi non possiamo parlare di oggetti, ma possiamo parlare di record. Potremmo invece parlare di record. E questo l'abbiamo fatto nel nostro esempio. Abbiamo realizzato, no, esattamente seguendo questo schema. Torno indietro a vedere le parti che avevamo saltato, ma senza approfondire troppo perché poi sono cose anche facili da leggere. Abbiamo usato due elementi nei nostri JSP che abbiamo scritto e qui sono spiegati un po' meglio, e quindi spendiamo un attimo di tempo a vederli insieme. Due elementi che possiamo usare, no, per, appunto, no, e che sono particolarmente utili nel caso del Model View Controller. Il primo è il cosiddetto Expression Language. L'Expression Language è un altro modo di poter inserire all'interno di una pagina JSP dei contenuti. Dei contenuti, dei valori, delle espressioni calcolate a partire da valori del modello. Oggi, adesso possiamo dire questo. Di fatto è una piccola calcolatrice, no? È un linguaggio con cui scrivere piccole espressioni, che è un linguaggio semplificato rispetto a Java. Cioè noi già sappiamo che possiamo scrivere un'espressione Java con minore per cento uguale, scriviamo un'espressione, questa espressione viene valutata e il risultato viene stampato a video. L'expression language è stato pensato
per rendere più semplice, più intuitivo, più immediato fare queste cose. Dove le cose, diciamo così, più immediate, più intuitive sono la gestione dei tipi di dati, in cui l'expression language è molto più flessibile rispetto a Java. Java, sapete che è un linguaggio molto pignolo riguardo al tipo di dati, l'expression language invece no, e quindi permette di fare delle conversioni al volo, quindi posso sommare una stringa e un intero e lui concatena i due senza dare errore. Ecco. E la seconda cosa che mi permette di fare in modo molto snello è l'accesso alle proprietà dei bin, ai bin e alle relative proprietà. E in alcuni casi anche quando queste proprietà sono strutturate, quindi sono delle collection, delle liste, ci accede molto più semplicemente che non l'equivalente codice in Java. La sintassi è molto semplice. Ovunque nella pagina GSP, nella parte di template text, può comparire la sintassi dollaro parentesi graffe, lì dentro c'è un'espressione, che può essere un'espressione aritmetica, qualunque, con gli operatori soliti, classici, oppure il nome di una proprietà, param, e quindi c'è una serie di pseudo oggetti a cui poter, diciamo, da poter utilizzare e dei quali possiamo accedere alle proprietà. In questo caso fa vedere un esempio di utilizzo di uno pseudo oggetto param che corrisponde ai parametri della richiesta. Quindi in questo caso è come se ci fosse scritto request.getParameter di address. No? Il parametro della richiesta, l'oggetto, il pseudo oggetto param, ha tanti attributi, tante proprietà, quanti sono i parametri che sono aggiunti nella richiesta. Andiamo con ordine. Gli operatori sono gli operatori classici, di fatto gli stessi di Java, confronti, addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, AND, OR, NOT, con qualche flessibilità in più. Ad esempio l'AND si può scrivere sia con la doppia commerciale sia per esteso con AND. È un linguaggio che è stato pensato per persone che non necessariamente conoscessero Java, quindi è molto più flessibile da utilizzare. E poi, nell'expression language, è possibile accedere a tutti, o diciamo a tutti i principali oggetti impliciti, quelli che abbiamo visto la volta scorsa. Il più utile è param, per cui se in una pagina GSP ho bisogno di usare, ma per visualizzarlo, no? Il valore di un parametro della richiesta lo posso usare tranquillamente attraverso l'expression language. L'expression language è utile soprattutto nelle pagine di vista, no, di view, in cui devo interpolare in certi punti della pagina dei valori che provenivano dagli oggetti, in questo caso dai parametri della richiesta. Ma qui non c'è scritto, perché forse mi sono dimenticato di scriverlo, tutti i Java bin sono anche essi accessibili attraverso l'expression language. Quindi questa sintassi può anche essere usata come nome del bin punto nome della proprietà e mi dà già direttamente, è come se facessi un get property name sul bin stesso. È comodo semplicemente per, diciamo, snellire la creazione delle pagine di vista soprattutto. L'altra cosa che avevamo saltato, che vale la pena di prendere, sono dei tag GSP aggiuntivi. Noi avevamo visto all'inizio essenzialmente due tag, no? Tre, se vogliamo, percento chiocciola, che usavamo per impostare i parametri di pagina, il percento normale, quindi lo scriptlet, e il percento uguale, l'espressione. In realtà la standard GSP definisce molti altri tag, vabbè, con la sintassi solata XML, quindi tag barra tag di inizio barra tag di fine con gli attributi, quindi non stiamo diciamo così, a ripetere qual è la sintassi. Andiamo a vedere quali sono invece i tag che possiamo usare. Ci sono due famiglie di tag. La prima famiglia è quella di tag cosiddetti standard predefiniti, che iniziano tutti con GSP due punti. Un paio li abbiamo già usati. Qui vediamo l'elenco completo. E poi è possibile importare delle librerie di tag aggiuntive, alcune standard, questo JSTL sta per Java Server, Standard Tag Library.
che sono già quindi definite dallo standard, e altre custom, cioè posso crearmi io delle mie librerie di tag. Librerie di tag che di fatto corrispondono alla generazione di qualche output, di qualche codice sulla pagina di uscita. No? Quindi se volessi potrei definirmi il mio tag, che ne so, logo, e che quando metto il tag logo lui inserisce il codice per includere nella pagina, a un certo punto, il logo dell'azienda. Quindi è possibile definirmi una sorta di macro, no, del linguaggio attraverso cui potermi definire delle parti che richiamo facilmente. Noi, sia per ragioni di tempo che per ragioni poi di utilità, perché non sono poi così utilizzati, tendiamo a non usare molto questi tag, anzi non li vedremo per nulla, neanche quelli del GSTL, perché un pochino seguono un approccio che è opposto a quello del model view controller. I tag del GSTL ti danno la possibilità all'interno di una GSP di fare dei cicli, di fare degli if, di fare delle operazioni anche di controllo. Ma noi un po' è quello che cerchiamo di evitare, perché il controllo cerchiamo di concentrarlo nel controller, non nella vista. Quindi per questo sono un po' poco utili col tipo di programmazione che impostiamo noi. Quali sono quindi quelli predefiniti, che sono quelli più importanti? No? Di fatto, se vogliamo, erano delle dimenticanze della prima versione del GSP. Questi sono nati col GSP 2.0, mentre invece il GSP 1.0 aveva solamente i tag col percento, no? Quelli che usiamo adesso. Sono questi, forward, include, use bin e set property o get property, sono quelli più utilizzati, più utili. Due li abbiamo già incontrati, in realtà tre di questi li abbiamo già incontrati. Use bin per creare un nuovo bin, set property l'abbiamo usato, diciamo così, per magicamente riempire tutte le proprietà di un bin a partire dai parametri della richiesta, anche se ovviamente può essere usato anche per settarli uno a uno. GetProperty l'ho messo non in grassetto, perché si usa molto meno, perché avendo l'expression language, la capacità di pescare direttamente la proprietà di un bin, è più scomodo scrivere proprio a livello di scrittura GSP, due punti GetProperty, name uguale nome del bin, property uguale nome della proprietà, basta semplicemente scrivere dollaro aperta graffa, nome del bin, punto nome della proprietà, chiusa graffa, è più breve. E poi ci sono un paio di tag che si chiamano forward e include, che servono per collegare tra di loro diverse pagine GSP, no? In un modo abbastanza diverso. Forward l'abbiamo già usato, adesso ragioniamo su come funziona. Qui ci sono i link, come al solito, alle specifiche di questi tag, quindi questo link porta alla specifica della versione 2.1 del GSP. Se non sbaglio, adesso dentro Tomcat c'è implementata la versione 2.2, che dovrebbe essere l'ultima. L'ultima in ordine di tempo e anche l'ultima in assoluto, perché a quanto pare, diciamo così, gli sviluppatori della piattaforma Java Enterprise, dalla Java Enterprise 6, ti dicono che JSP è una tecnologia che non evolverà, no? E quindi dicono dalla Java Enterprise 7 probabilmente sarà deprecata, quindi sconsigliata. Il che non mi convince neanche del tutto, perché ciò che suggeriscono come rimpiazzo, dicono non usate più JSP perché è una tecnologia vecchia, usate, loro chiamano JSF, si chiama Java Server Faces, che però è un modo di programmare abbastanza diverso, molto meno, se vogliamo, più rapido, ma molto meno trasparente, si capisce meno che cosa succede. Quindi quando abbiamo deciso che cosa presentare in questo corso, abbiamo deciso, rimaniamo ancora sul JSP, no? Java Server Pages, anche perché questo lo ritrovate ovunque, in qualunque altro tipo di applicazione, fosse in PHP, fosse in ASP, il meccanismo base del funzionamento dello scripting. Java Server Faces è un framework in più che gestisce già da solo tutta una serie di funzionalità, tipo la validazione dei campi, però lo fa con una serie di tag non standard. Di fatto con JSF non scrivete più in HTML, scrivete una serie di tag suoi che si sono definiti, i quali poi a loro volta generano automaticamente l'HTML. Però distacca un pochino dalla pagina e diventa poi una competenza che è molto più difficile da riutilizzare in altri contesti. Per dire, la versione 2.2 è l'ultima che è uscita, ma probabilmente sarà l'ultima che uscirà mai, della JSP. Allora, cosa fanno questi tag? Allora, JSP 2. Forward
invia la richiesta, l'elaborazione della richiesta, a un'altra pagina. No? L'abbiamo già usato, l'abbiamo già visto. No? E adesso vediamo semplicemente la sintassi in più. Il meccanismo di forward all'interno di una pagina GSP fa in modo che la richiesta HTTP che proveniva dal browser, che è stata elaborata fino a un certo punto da questo GSP che la sta eseguendo, a un certo punto questo GSP dice: io ho finito il lavoro che devo fare, questo lavoro può continuare con un'altra pagina. E richiama questa nuova pagina, crede quasi di essere stata richiamata direttamente dal browser. E parte l'elaborazione dall'inizio. Dall'inizio significa anche che la pagina di uscita, quindi lo stream di uscita out, viene prima ripulito e poi si passa all'altra pagina. Quindi quando faccio un forward, ciò che va a finire al browser non è la concatenazione di tutti i pezzi di HTML che sono stati generati da ogni pagina, no, è semplicemente l'HTML che è stato generato dall'ultima pagina della catena di forward. Solo l'ultima conta, tutte quelle prima, se hanno generato qualche cosa, viene scartato proprio nel forward stesso. Che cosa non viene scartato invece? Non viene scartato l'oggetto richiesta. L'oggetto richiesta non viene scartato e quindi tutte le pagine che sono nella catena di forward, una pagina fa forward una seconda, questa potrebbe far forward una terza e così via, tutte le pagine che sono nella catena di forward hanno lo stesso oggetto richiesta, quindi in teoria possono avere accesso a tutti i parametri della richiesta originale, quindi i campi dei form, più tutti i bin con scope di richiesta che le varie pagine di GSP nel frattempo ci hanno messo dentro. Questo è il meccanismo attraverso cui la pagina di vista può accedere ai bin, ai Java bin che la pagina controller ha preparato. La pagina controller inizializza un oggetto, lo riempie e lo salva nel contenitore di richiesta come attributo dell'oggetto request. Poi facendo forward viene passato lo stesso oggetto request alla seconda pagina. E la seconda pagina in teoria potrebbe anch'essa avere accesso ai parametri della richiesta originale, ma normalmente non le servono perché la parte di informazioni che le servono sono già state messe dentro il bin di richiesta, che è già stato messo dentro, appeso all'oggetto, allo stesso identico oggetto request della prima pagina della richiesta. La sintassi è molto semplice, gsp due punti forward, page uguale, è la pagina gsp, dove se volessimo fare, forse più avanti ne avremo bisogno di qualche equilibrismo, nessuno ci vieta che la pagina sia a sua volta generata dinamicamente, l'URL della pagina, quindi la logica in cui il controller può smistare le cose può essere anche complessa. Vabbè, è possibile anche appendere, quando faccio un forward, vi dicevo, viene richiamata la seconda pagina riceve tutti i parametri della richiesta e tutti i bin con scopi di richiesta che la prima pagina ha aggiunto. Volendo, se volessi, potrei nell'operazione stessa di forward aggiungere degli ulteriori parametri con questa sintassi qua, annidati dentro gsp due punti forward, aggiungo dei campi gsp due punti parameter sarebbe. Questi ulteriori parametri verrebbero percepiti dalla pagina a cui sto facendo il forward come se fossero stati inseriti già direttamente nella richiesta originaria, nel post, del modulo utente che l'utente ha inviato. Quindi questo è un modo spiccio per passare dei valori in più. Se il valore che devo passare è semplicemente una stringa, un numero, ma magari mi è comodo far così. Se fosse un valore più complesso, vabbè, a quel punto conviene crearsi un bin, definirlo e passarlo, perché questo viene passato automaticamente. Però a volte questo parametro può servire, ad esempio, per, diciamo, personalizzare la vista. Io posso avere una pagina di vista che si può comportare in due modi, magari leggermente diversi, a seconda che l'utente sia collegato o no, non so, oppure a seconda che l'utente abbia appena commesso un errore oppure no, allora gli passo questo parametrino che poi verrà usato nella vista per personalizzare o modificare un pochino la presentazione. No? A volte viene usato proprio per passare dei valori così spot, sporadici, non molto importanti. Una cosa concettualmente simile, ma nella pratica molto diversa, si usa in contesti molto diversi, non è al posto del forward fare un include. L'include, anche questa, come il forward, è una pagina
JSP che trasferisce il controllo a una seconda pagina JSP. La differenza in questo caso è che quando la seconda pagina JSP ha finito il lavoro, il controllo torna alla prima pagina, la quale completa il lavoro. Quindi immaginatevelo, non so, una pagina web in cui devo, qualunque sito web ha una grossa parte che è uguale in tutte le pagine. L'header, il menu di sinistra, il footer sotto, eventuali gadget sulla destra, pensando a un layout più o meno standard. E invece poi c'è il contenuto che varia, a seconda della pagina. Allora voi potete pensare di avere uno scheletro di pagina, che è un'unica JSP che di fatto funziona, funga da scheletro, e poi includa magari un'altra JSP che si occupa di generare solamente la parte di intestazione della pagina. Poi fa un include di un'altra JSP che si occupa di generare solamente il menu di sinistra. Poi fa include di una terza JSP che, diciamo così, è il contenuto vero e proprio di questa pagina, e poi una quarta JSP che contiene la colonna di destra e una quinta JSP che contiene il footer della pagina. Così avete lo scheletro della pagina una volta sola, in cui potete andare a impostare i parametri di impaginazione con i fogli di stile. E poi tante altre sottopagine, le quali generano non più una pagina intera, ma come si dice, un frammento di pagina, perché solamente una parte, non iniziano con HTML barra HTML, ma iniziano direttamente con un div, normalmente, in cui vanno a popolare il contenuto, e ciascuna è dedicata a una parte di pagina, e questa stessa parte di pagina può essere inclusa in tante altre pagine diverse. Non così, riuso dei pezzettini di pagina, senza dover, per evitare, come sempre, il solito copia e incolla. Sì, dimmi. Esiste? No, perché il required PHP di fatto include e compila, è pensato per includere e compilare una serie di classi. In Java questo lo fai con un import. La differenza è che il PHP è un linguaggio interpretato, quindi quando vai in quella pagina lui prende queste classi, se le legge, se le compila e poi te le lascia usare. Invece, essendo Java compilato, l'import va a accedere alle classi che sono già compilate da qualche parte. Quindi invece qua l'include è principalmente per includere parti di codice JSP e quindi di codice HTML generato. Ecco, una cosa, ad esempio, sempre per continuare il parallelo, che in PHP non esiste il forward, non esiste un meccanismo quando una pagina PHP viene chiamata per trasferire il controllo a un'altra pagina direttamente, internamente così. E questo rende. Allora si fanno gli equilibrismi con gli include, no? Io arrivo alla fine della pagina, faccio include, poi faccio exit per evitare che il livello di accrocchio, no? L'accrocchiometro sale, invece qui è, diciamo così, più pulito. Vabbè, la sintassi è la stessa, semplicemente JSP due punti include, page uguale alla pagina da includere. La differenza, vediamo bene, quando faccio forward le righe sotto quella non verranno mai eseguite, mi è buttato via tutto. Quando faccio include, dice il nome, prendo un'altra pagina, la eseguo, l'HTML che genera viene incluso al suo posto e poi continua sotto. Esegue la pagina JSP inclusa e aggiunge il suo output nella pagina corrente. Quindi quello che viene incluso non è il sorgente JSP della seconda pagina che viene inserito qua e poi dopo interpreto tutto, la pagina messa insieme. Ma viene eseguita la seconda pagina, pagina inclusa, da sola, come se fosse una richiesta separata, l'HTML che genera viene preso incluso qua. Questo ad esempio vuol dire che la pagina inclusa non ha accesso agli eventuali bin di pagina della pagina includente, ma a quelli di richiesta sì. Ma è come fosse una richiesta separata, la stessa cosa di un forward. La differenza è che quando finisce l'esaurazione torna al punto di partenza. E quindi l'HTML complessivo diventa la concatenazione dei vari pezzetti della pagina chiamante più tutte le pagine incluse. Il fatto che la pagina hello.jsp venga inclusa come pagina a sé stante fa sì che Tomcat veda una chiamata a quella pagina. E quindi se il file JSP è stato modificato, anche il file incluso, viene ricompilato. Cosa che invece non avveniva, ve l'avevo accennato per dirvi non usatelo, con l'altro tag %include,
che invece include a tempo di compilazione, quindi se la pagina GSP inclusa cambia, lui non la reinclude automaticamente, quindi non la usiamo mai, usiamo sempre questo. È un microscopicamente più lento, perché ogni volta deve fare questa chiamata, questo controllo, ma funzionalmente era quella giusta da fare. Diciamo che anche la tecnologia GSP, evolvendosi, ha migliorato, perché è nata con dei problemi suoi, di tag che non funzionavano nel modo migliore, e poi non c'è mai stato il vero coraggio di dire quei tag lì non si possono più usare, perché c'era un'applicazione che le usavano, e quindi trovate che la stessa cosa si può fare magari in modi diversi, perché nel frattempo si sono trovati dei modi tendenzialmente migliori. E questa slide qui di fatto fa la differenza tra i due tipi di include, ma noi del primo non ci occupiamo, sappiamo che non conviene mai. Ecco, anche con la include, così come col forward, è possibile aggiungere dei parametri. Quindi la pagina inclusa ha accesso ovviamente a tutti i bin di richiesta di sessione, non di pagina, e in più ha accesso a tutti i parametri della richiesta, perché eredita la stessa richiesta. Quindi tutti i parametri della richiesta e i bin con scopo di richiesta sono accessibili dalla pagina interna, la quale se vuole può anche modificare, non è una copia, ha esattamente il riferimento ai bin di partenza, e poi se voglio posso aggiungere dei parametri. Che verranno visti come parametri della richiesta, quindi possono essere ottenuti con un request.getParameter oppure usando l'espression language $param.user, in questo caso, se seguiamo questo esempio. Questi sono i tag principali. Tag GSP predefiniti, e poi ci sono i tre che avevamo già visto la volta scorsa, in realtà, che sono utilizzabili per costruire dei nuovi bin e per leggere e scrivere le proprietà dei bin. Quindi questo qui per dare un po' il quadro generale rispetto alle cose che avevamo già iniziato a scrivere. Quindi adesso possiamo, abbiamo visto completata questa cosa, possiamo terminare l'esercizio della volta scorsa, in cui mancavano due cose essenzialmente. Una semplice, cioè mancava la pagina cosiddetta di riepilogo nel caso in cui la registrazione, no, fosse avvenuta correttamente. E l'altra, mancava tutta la gestione degli errori. Allora, facciamo prima la gestione degli errori, perché chiaramente è quella che ci richiederà un pochino più di pensare, di ragionarci. Allora, noi avevamo, questo è il controller do prenota, no? Vi ricordate l'esercizio di ieri, proviamo magari a farlo partire, così ce l'abbiamo nel browser. No? Do prenota è un controller che in questo caso manda il forward a una vista che visualizza questo form. Quando clicco su prenota, i dati passati vengono mandati a questo controller, sempre do prenota, il quale che cosa fa? Attraverso la set property travasa tutti i parametri che erano presenti nel form all'interno delle proprietà corrispondenti del bin. Questo bin aveva 5 proprietà, 3 provengono dal form, altre 2 se le deve calcolare da solo. E poi il controller chiede al bin se esso è valido. Adesso noi per ora il metodo di Svelte non l'abbiamo ancora implementato, abbiamo implementato uno stub che restituisce sempre vero oppure sempre falso, se lo andiamo a paccioccare a scopo di debug. Adesso ciò che andiamo a fare è agire su questo metodo come prima cosa. Cosa deve fare questo metodo? Beh, questo metodo ha a disposizione tutti i dati che ha inserito l'utente e deve controllarli rispetto alle regole, no? Che questi dati devono avere, e segnalare eventuali errori. Alcuni errori possono essere relativi al singolo campo di testo. Altri errori potrebbero essere invece relativi alla globalità del modulo.
Pensiamo a un modo più complicato di questo, quando voi inserite i due campi password, no? Inserisci la password, conferma la password, no? Cioè, su tutti i siti, e le due password non sono uguali, non coincidono, non è che ci sia uno dei due che è giusto e l'altro che è sbagliato, l'errore è un errore complessivo sul form, quindi ci sono degli errori che sono errori sulla coerenza complessiva del form, altri errori che sono errori invece sulla coerenza del singolo campo. Alcuni errori sono locali al singolo campo, altri possono essere appunto globali. In questo caso ne possiamo solamente pensare, no, a errori locali, perché ogni campo, nel nostro caso di questi tre nomi, email e età, non c'è nessuna dipendenza incrociata tra l'uno e l'altra, no? Non è che se uno ha un certo nome allora non può avere un'età maggiore o minore di. Quindi sono indipendenti. Allora, cosa possiamo fare? Purtroppo questo metodo isValid è l'unico che può sapere quali sono gli errori di compilazione. No, per come lo stiamo studiando, è l'unico che può sapere quali sono i campi obbligatori, quali sono le lunghezze minime e massime dei vari campi, eccetera. Lui lo sa, per cui mi può dire, ad esempio, facciamo banalmente, se nome.length è uguale a 0, allora sicuramente non va bene. Se manca il nome, allora ritorno falso, non è valido. E posso avere una serie di, diciamo così, ghigliottine di questo genere, una in cascata all'altra. Se c'è qualcosa che non va, ritorna falso. Se c'è qualcosa che non va, ritorna falso. E se va tutto bene, alla fine ritorna vero. Questo qua risolverebbe l'aspetto, diciamo così, del controller. Il controller sa se il Bing gli ha detto sono valido oppure no. Il problema è che questo Bing, il problema diventa poi della vista, che quando rigenera il form non sa che messaggi di errore scrivere perché non sa dove è stato l'errore. E non ha senso che la vista di nuovo rifaccia gli stessi controlli per mostrare il messaggio d'errore. I controlli ha senso farli una volta sola. Allora, il punto in cui posso generare il messaggio d'errore è qui. È qui dentro. Io qui so, quindi devo mettere una parentesi graffa in cui dico, va bene, c'è un errore che è il nome, il campo nome obbligatorio. No? Io qui so che questo è l'errore, è uno degli errori del form, magari non è l'unico. Come faccio a farlo arrivare alla vista questo messaggio di errore? Questo metodo è un metodo che ritorna solamente un booleano, vero o falso? E così interessa al controller. Pensare di dire, beh, ma allora perché non ci inventiamo una lista di stringhe, no? Un array list di stringhe nel quale memorizziamo questi messaggi? No? Quindi una cosa del tipo array list di string, errori, e qui a questo punto lo aggiungo, faccio un errori.add di questo messaggio. No, la prima idea che ci viene in mente potrebbe essere questa. No, aggiungo a una lista di stringhe che parte vuota i vari messaggi. Dopodiché però come faccio a farlo arrivare al chiamante questo array list di stringa? Potrei memorizzarlo dentro questo bin qua, come un'ulteriore proprietà. Però lo vedo sporca come soluzione, perché
Perché io avrei un bin che rappresenta i dati dell'utente e ha anche un campo che rappresenta i messaggi di errore dell'ultima volta che quei dati dell'utente sono stati validati. Diventano classi che hanno più scopi diversi e quindi non sono, non sono facilmente riutilizzabili. Allora, una cosa che conviene fare invece è usare una classe separata solamente per gestire i messaggi d'errore. Una classe che al suo interno conterrà questa array list, ma questa classe addirittura la promuoviamo a Java Bean, perché a questo punto può essere passata tra un tra una pagina e l'altra. Chi è che può creare Java Bean? Sono solamente le pagine JSP. Dal codice Java non posso creare un nuovo Bean. Non riesco. No? Non ho istruzioni. Non ho neanche dal codice Java, non ho neanche accesso all'oggetto request, all'oggetto session. Non posso praticamente vederli questi oggetti. Dalle pagine JSP sì, dai Bean stessi no, perché i Bean sono oggetti semplici. Allora, quello che posso fare è modificare la firma di questo metodo, dicendo, vabbè, ma questo qua, nel momento in cui viene chiamato, no? No, l'avevamo chiamato errori Bing, se non sbaglio, nella lavagna ieri, può ricevere un Bing di tipo errori. Quindi io chiedo all'utente, validati, e nel caso in cui trovassi degli errori, aggiungi i messaggi d'errore, accodali a questo bin, che conterrà tutti gli errori. Lo devo fare questo bin, ma a questo punto avrà una cosa di questo genere. Errori.add, e questi errori vengono, questo messaggio viene aggiunto non a una variabile locale interna al bin utente, ma direttamente al bin errori, che è il suo mestiere quello di gestire i messaggi d'errore. Ok? Quindi devo farmi questo bin, istanziarlo nel controller e passarlo all'utente per la fase di validazione. Tra l'altro, avessi anche più cose da validare nella stessa pagina, nella stessa richiesta, io posso riusare lo stesso bin errori chiamando tanti metodi di validazione, ciascuno dei quali ci aggiunge un pezzo, ciascuno dei quali aggiunge dei messaggi d'errore. La cosa che non devo poi fare è questo return false messo qua così, perché nel momento in cui devo generare, devo sapere se il form è valido o no, mi basta che fermarmi al primo errore, ma nel momento in cui devo generare tutti i messaggi d'errore devo fare tutte le verifiche e non fermarmi alla prima, quindi non posso uscire dal metodo qua. E quindi, vabbè, dovrò definirmi una mia piccola variabile, no? In cui dico ok, la variabile ok, parte vera, e poi se trovo qualche errore, scrivo che ok diventa falsa. E alla fine del ciclo, l'ok o è sopravvissuta vera, quindi non c'è stato nessun errore, oppure è diventata falsa, perché ha trovato almeno un errore. No? E quindi questo diventa molto modulare. Il nome deve avere lunghezza 0, poi se la lunghezza del nome fosse, chiamo un else, non uguale a 0 ma minore di 3, ad esempio, caratteri, il campo, non possiamo dire che il campo nome è troppo breve, ad esempio. E andiamo avanti così. E poi facciamo le stesse verifiche sulla data, aggiungiamo metodi di verifica, non sulla data, pardon, sull'indirizzo di mail, in cui dovremmo andare a vedere che ci sia la chiocciolina, ci sia il punto, sia un indirizzo di mail valido. No, per ora possiamo mettere solamente, iniziare, diciamo così, mettendo solamente l'esistenza dell'indirizzo di mail. E la stessa cosa, ecco, sull'età invece è diverso, perché l'età è già un intero. Allora,
c'è un automatismo che dietro le quinte lavora, che fa sì che il campo età, che era una stringa, un parametro della richiesta di tipo stringa, sia stato convertito in intero prima di chiamare il metodo setEtà, perché vedete che il setter richiede già un intero. Quindi la conversione da stringa a intero ce l'ha già fatta Tomcat. Nel caso in cui non fosse una stringa, lui la conversione non l'ha fatta e quindi il valore rimane zero. Quindi l'altro controllo, non c'è una length dell'età, perché non abbiamo più accesso dentro il Bing alla stringa iniziale che era nel form, abbiamo accesso già al dato. E quindi possiamo vedere che se età è uguale a 0, allora possiamo dire errori.add, il campo età è obbligatorio. E qui possiamo poi aggiungere tutte le verifiche che volete. Tra parentesi, se avessimo bisogno di fare i controlli più fini sull'età, converrebbe fare in modo che il Bing avesse un campo età di tipo stringa e poi ce lo convertiamo noi in intero se vogliamo andare a fare, eventualmente catturare delle eccezioni in fase di conversione, o altrimenti usiamo un meccanismo predefinito e ce lo facciamo convertire da solo. Scusate, ok, uguale false, manca ancora. Allora, adesso dobbiamo però crearlo questo Bing, errori Bing. Allora, torniamo al nostro progetto e creiamo una nuova classe nel package prenota, lo chiamiamo errori Bing, sempre di tipo serializable. Allora, cosa fa questo? Beh, nel caso più semplice gestirebbe un elenco di stringhe. Ci basta un elenco di stringhe? Sì e no. L'elenco di stringhe mi permette di stampare un elenco di messaggi. Però mi serve qualcosa in più, perché io devo sapere a fianco di quale elemento scrivere il messaggio d'errore. Giusto? Perché se lui mi dice il nome è obbligatorio, la pagina di vista deve sapere che quel primo messaggio va messo a fianco del primo campo. Immaginate che i messaggi d'errore siano il nome obbligatorio e la data, scusate, e l'età è obbligatoria. Perché magari l'email va bene, cioè è stata messa. Come fa la vista a sapere che il primo messaggio va messo a fianco del primo elemento e il secondo messaggio d'errore va messo a fianco del terzo elemento, non del secondo? Allora, questo ci dice che non ci basta usare... Dove è andato? Scusate, sono errori B. Non ci basta usare un elenco di stringhe. Dovremmo ad ogni stringa dire a fianco di quale elemento va. Allora, potrebbe essere ad esempio una mappa, no? Un oggetto di tipo map che associa a una chiave, che potrebbe essere il nome del campo, del form, un value. Per cui a questo punto io aggiungo una mappa che dice nome e messaggio di errore da scrivere a fianco del campo nome. Età, messaggio di errore da scrivere a fianco del campo età. Questo va bene, è comodo, ha l'unica limitazione che in una mappa il campo chiave deve essere univoco. Quindi non sarebbe possibile definire due messaggi diversi per il nome, ad esempio, o due messaggi diversi per l'età. Ogni campo avrebbe un messaggio d'errore solo, che va anche bene, secondo me, perché cominci a correggere quell'errore, se poi ce ne sono altri te li presento al giro successivo, non ha senso mettere tanti errori a fianco dello stesso elemento. Se no, servirebbe una struttura dati ancora di tipo diverso. Una mappa che dovrebbe mettere in relazione un campo, il nome di un campo, con una lista di messaggi. Mentre noi qua per ora mettiamo in relazione solamente il nome di un campo con un messaggio. Dal punto di vista pratico abbiamo
un campo messaggi, non privato, private, che è di tipo mappa tra stringa e stringa. E map ovviamente è di tipo java.util.map. Ok? Sono familiari queste collection, no? Usare le map, usare le array list, l'avete già visto? Più o meno. Allora, magari lo riprendiamo. Una map è di fatto implementa un dizionario. Un dizionario che rimappa stringhe su stringhe oppure un certo tipo di dato su un altro tipo di dato. Io posso, quando inserisco degli elementi, ne inserisco la chiave, cioè il primo campo, e il valore, cioè il secondo campo. E poi sono ricercabili questi elementi sulla base della chiave. Magari settimana prossima provo a dedicare una mezz'oretta a un ripasso sulle collection, ripasso e complemento sulle collection. Ok, costruttore public, errori being, nessun parametro. E questo costruttore dovrà perlomeno inizializzare con la mappa vuota. Quindi messaggi uguale new hashmap string string. Aperta tonda, aperta e chiusa tonda. Map è il nome di un'interfaccia. Poi ci sono diverse implementazioni del tipo di dato mappa, cioè tra cui l'hashmap e la treemap, e quando devo creare la classe concreta devo sceglierne una. Ma al momento hashmap, anche lei, poverina, sta in java.util. Bueno, però è l'unica cosa che dovrò fare questo costruttore. Dopodiché, pensiamo all'interfaccia che vogliamo fornire. No? Che cosa devono poter fare i clienti di questa classe? Devono poter aggiungere un nuovo messaggio, sapere se ci sono messaggi o no, se è vuoto o se non è vuoto, e ottenere l'elenco dei messaggi, poter iterare o leggere sull'elenco dei messaggi. Allora, i metodi sono un public add, come l'abbiamo chiamato prima, e cui aggiungo che cosa? Aggiungo un nuovo messaggio con una certa chiave associata a un certo elemento, quindi avrò una string chiave string value. O meglio, se vogliamo essere elemento, così siamo più concreti sul motivo per cui lo usiamo, string messaggio. Nel nostro caso sarà add nome, virgola, il nome, campo nome obbligatorio. No? L'elemento è l'elemento a fianco del quale vogliamo che sia visualizzato il messaggio, l'elemento rispetto al quale questo messaggio è pertinente, no? È stato generato. Qui manca un void, ecco per quello che si arrabbia. Ok? Poi, un altro metodo, abbiamo detto, per sapere se ci sono messaggi, quindi un boolean isEmpty, e questo boolean isEmpty, quello di sopra dobbiamo ancora implementarlo, questo isEmpty in realtà va a chiedere alla collection sottostante se ci sono elementi, quindi return messaggi punto, c'è già l'isEmpty a livello di mappa, semplicemente sto facendo, no, un wrapper intorno a una funzionalità che c'è già.
la mappa, messaggi, che è la mappa, no? È il dizionario, ha già lui un metodo per sapere se ci sono elementi o no. Io semplicemente espongo questa informazione a livello di Bing. E poi avrò il get messaggi, che non fa altro che restituirmi. Questo è un getter, no? Un metodo getter, che mi restituisce il valore di una variabile interna, di una proprietà. Anche se di tipo complesso, non è un problema. Non metto un setter, no? Non è che posso settarti tutti i messaggi in blocco, non ti do una nuova mappa da sostituire a quella precedente. No? Non ha senso per questo tipo di Bing avere un metodo getSet, solamente il get. Quindi non, la regola che tutte le proprietà devono avere getter setter, se vogliamo rendere questa proprietà accessibile dal GSP. Io dal GSP non voglio rendere accessibile la possibilità di scrivere, anzi sovrascrivere, cancellare l'elenco dei messaggi che c'è attualmente, ma solamente di usarli. Quindi se provassi a scrivere, a fare un set property, nel GSP troverei un errore. L'add anche qua è molto semplice, proprio perché la map ha già questo metodo. Add, aspetta, messaggi, punto, dunque, ah, ecco, put si chiama, scusate. Put, metodo put che cosa fa? Associa il valore specificato, quindi il secondo parametro, con la chiave specificata di questa mappa. Quindi associa alla chiave K, che sarebbe il nome per me dell'elemento, il valore specificato, che è il nome del il testo del messaggio d'errore. Quindi metti associato alla chiave il nome dell'elemento, che nel nostro caso sarà nome, email oppure età, il messaggio specificato. E queste sono per il momento le funzionalità che mi servono. Poi potremmo aggiungerne altre, per carità. E cerchiamo di fare questo error Bing in modo più generale possibile, che possa servire in molti contesti diversi, un contenitore di errori. Così ce lo standardizziamo a livello di applicazione, e tutti i controller che hanno bisogno di validare qualche cosa fanno sì che questo oggetto venga riempito, e tutte le viste che devono visualizzare i messaggi d'errore sanno come farlo, perché riceveranno sempre come Bing di richiesta un bin di questo tipo. Poi qua si arrabbia per serial ID, andiamo a mettere uno a caso e va bene così. Ok, a questo punto possiamo tornare al nostro utente bin, che si segnala una serie di errori perché noi abbiamo usato il metodo add senza specificare il primo campo, no, perché non ci avevamo ancora pensato bene. Adesso lo andiamo ad aggiungere, semplicemente questo è un errore relativo al nome, questo anche è un errore relativo al nome, questo è un errore relativo all'email, questo è un errore relativo all'età, al nome delle property, che corrispondono ai nomi dei campi del form. Allora, registrare messaggi errore l'abbiamo fatto, questi to do li abbiamo risolti, direi entrambi. Quindi possiamo cancellarli dalla nostra lista della spesa. Adesso dobbiamo andare a sfruttare questa informazione all'interno della pagina di visualizzazione. Allora, vediamo se qualcosa funziona già meglio. Ripartiamo da duprenota.jsp vuota, no? Ricarichiamola, viene vuota. In teoria adesso il fatto che la pagina, cioè la validazione viene già fatta, semplicemente non vediamo ancora i messaggi d'errore perché dobbiamo modificare la vista. Se faccio prenota così, beh, internal error vuol dire che ho sbagliato qualcosa io. Dov'è? Errori qua. Mi dice l'errore.
No such is valid. Ah, ok, certo. Allora lui si arrabbia e dice, così cominciamo a vedere come si trovano gli errori, non in JSP, trovi la pagina di errori di Tomcat che di fatto è il dump di un'eccezione, di un oggetto di tipo exception. Exception mi dice, guarda che Java no such method, quindi manca un metodo, e quale metodo manca? Is valid all'utente Bing. In realtà il metodo is valid c'è, ma ha la firma sbagliata. Perché noi nel Bing abbiamo un metodo is valid che si aspetta di ricevere come parametro un bin di errore, ma noi nella controller non gliel'abbiamo passato così, l'abbiamo chiamato così. Anche lì abbiamo cambiato idea nel frattempo. Per cui dobbiamo andare prima di tutto a modificare il controller, giustamente, dicendo ok, mi serve oltre che al bin di utente, mi serve anche il bin di errore. Use Bing, id uguale errori, class uguale errori Bing, scope uguale request e fine. Ci facciamo creare un oggetto di tipo errori che nel costruttore creava la mappa vuota, no? Quindi viene inizializzato con zero errori. E a questo punto gli possiamo passare il bin errori a questo. Lo creiamo come bin e non come semplice variabile all'interno di questa pagina perché vogliamo che sopravviva al forward. Se invece fosse un oggetto che ci serve solamente in questa pagina, ma quando facciamo forward non serve più, la definirei dentro uno scriptlet semplicemente facendo new della variabile. Ma io voglio che venga registrata nello scope di richiesta e quindi sono obbligato a usare obbligato no, ma abbiamo imparato a usare useBing per questo. Ok, allora riproviamo ciò che stavamo cercando di fare prima, torniamo indietro al do prenota vuoto, schiaccio prenota mi lascia sempre su questa pagina, se inserisco il nome mi lascia sempre su questa pagina, perché ci sono ancora delle cose che mancano. Quando finalmente inserisco tutti i dati, in questo caso mi dà un altro errore perché sto cercando di far forward a una pagina conferma prenotazioni che non ho ancora fatto, ma va bene, vuol dire che il controller ha capito che in quel caso il Bing era valido, i dati erano validi e quindi ha cercato di fare forward verso la pagina di riepilogo della conferma della prenotazione che non ho ancora fatto semplicemente, quindi non è un errore. È giusto che sia così, che capiti questo. Ciò che manca ovviamente è mostrare i messaggi d'errore qua a fianco, ma abbiamo tutto pronto per farlo, basta semplicemente potenziare la view prenotazione. Noi avevamo vari paragrafi di testo, uno per il nome, uno per l'email, uno per l'età, e beh, basta a fianco di ciascuno andare ad aggiungere messaggi d'errore. Come? Beh, ad esempio usando un'expression che ci dà errori.get, dunque, prima di tutto devo prendere il Bing, creare il Bing, mi faccio copia e incolla dello useBing, identico a quello del controller. Dopodiché cosa devo fare? Devo andare a chiedermi se tra i messaggi di questo Bing ce n'è uno che è associato al nome. Se c'è lo visualizzo. Quindi errori.getMessaggi mi dà l'intera mappa. .get nome. Quindi errori è il Bing. GetMessaggi mi restituisce l'elenco dei messaggi che sono stati registrati su questo Bing. È una mappa che può contenere da zero a tante cose. Io vado col metodo get a fare la ricerca all'interno di questa mappa dell'elemento che ha come chiave il nome. Se c'è, mi viene restituito il valore corrispondente, che dovrebbe essere il messaggio d'errore, appunto. E essendo in un percento uguale, questa stringa corrispondente viene stampata a video.
Quindi proviamo a vedere se è vero. Ripartiamo dal form vuoto, clicco prenota e a fianco questa volta mi scrive il campo nome obbligatorio. Se scrivo qualche cos'altro mi dirà il campo nome è troppo breve e così via col messaggio opportuno. Perché a fianco del campo nome sto andando a cercare qual è, se c'è un messaggio d'errore, quindi nel campo value della mappa, associato al nome del campo, cioè il campo chiave della mappa. E beh, poi finiamo questa cosa. In realtà anche l'accesso alle collection, alle mappe in particolare, è molto semplificato e accessibile anche attraverso l'expression language. Quindi questa cosa, anziché mettere percento uguale, eccetera, eccetera, potrei semplicemente dire espressione, nome del bin, errori, nome della proprietà, messaggi, e questo dietro le quinte chiama la getMessaggi, nome della chiave, email. Se non mi ricordo male l'expression language, questo dovrebbe funzionare e fare la stessa cosa. Lo verifichiamo velocemente. Torniamo indietro, andiamo dal campo vuoto, prenota. Infatti, fa la stessa cosa, con una sintassi molto più snella. L'expression language fa le stesse cose dell'espressione di Java, ma dicevo, rimuovendo un pochino di sintassi. View prenotazione. Quindi $utente.email è l'accesso a una proprietà di un bin. Il bin si chiama utente, la proprietà si chiama email. In questo caso sto leggendo questa proprietà e quindi sto scrivendo, di fatto corrisponde a scrivere utente.getEmail, aperta e chiuso tonda. Questo è un pochino più complicato, perché nel primo caso sto facendo errori.getMessaggi. Poi, poiché il risultato di messaggi a sua volta è una struttura dati complessa, è una collection, allora l'expression language mi permette di usare sempre l'operatore punto per andare a prendere uno specifico campo della collection specificandone l'indice. L'indice, poiché non è un vettore questo, ma una mappa, non è un valore numerico, ma è una stringa. E quindi posso specificarla, tra l'altro senza formalità, senza virgolette, eccetera, perché lui sa che a quel punto deve essere una chiave. Ci sono altre sintassi per scriverlo, potrei scrivere messaggi aperta quadra, tra virgolette email, chiusa virgolette, chiusa quadra. No? Vabbè, è un linguaggetto che se uno lo vuole sfruttare, cioè così a pieno, se lo deve andare a studiare. Però dal punto di vista della immediatezza di scrittura è chiaro che è molto più comodo che non andare a usare un expression. E la stessa cosa per l'età, nel senso che a fianco dell'età ci metteremo l'eventuale messaggio dell'errore, di errore, errori.messaggi.età. Che è la stessa cosa che fare errori.getMessaggi.get, tra virgolette, età come chiave. Quindi quando torniamo a vedere il nostro modulo di prenotazione, mi dice anche che il campo età è obbligatorio. Cosa succede se ci metto un numero? Scompare il messaggio obbligatorio. Cosa succede se ci metto un testo anziché un numero? Si arrabbia. Perché lui sta facendo. Quindi questo è un punto che dovremmo ancora risolvere. Funziona tutto purché nel campo, diciamo così, in cui c'è il testo, lui riesca a convertire il testo in intero, altrimenti mi dice number format exception. Lui chiama un metodo per convertire da stringa a intero e non ci riesce. Allora, questo qui lo possiamo gestire in vari modi, lo possiamo gestire intercettando l'eccezione, lo possiamo gestire mettendo un gestore dell'eccezione, lo possiamo gestire
mettendo, cambiando il tipo della proprietà, e quindi questa età non la memorizzo come intero, ma la memorizzo come stringa e poi mi faccio la conversione dentro, oppure in realtà il modo più semplice, più pulito di gestirlo è aggiungere un setter, set età, che riceve una stringa. Il setter normalmente riceve l'intero perché è il tipo di quel dato, ma io posso, nessuno mi vieta di fare un set età che riceve una stringa, che a questo punto verrà chiamato questo da Tomcat perché il tipo di dato coincide, e a questo punto spetta a me fare le conversioni. E a quel punto, quando mi accorgerò che, quando farò integer.parsint per leggere l'intero, la conversione non avviene, mi dà l'eccezione, ma a questo punto la posso controllare io e metto l'età a 0, ad esempio. No, mi controllo internamente come avviene. Questo per avere la massima, diciamo così, flessibilità e protezione. Conviene sempre avere i dati rappresentati come devono essere e al limite intervenire in fase di acquisizione di questi dati. Quindi i setter sono più, come dire, di bocca buona, accettano anche stringhe e poi ci pensano loro a convertirle. Se no, Tomcat è in grado di convertirlo da solo, quando va tutto bene, ovviamente. Quando non può fare altro che fermarsi, perché non saprebbe che cosa fare. Non gli ho detto che cosa fare. Vabbè, se invece metto un valore, lui lo accetta, e finalmente quando metterò i valori giusti, opla, mi permette di andare avanti. Beh, conferma la prenotazione, è una JSP velocissima, cioè semplicissima, è l'unica che ci manca, con view. Allora, new JSP, view conferma prenotazione.jsp. Prenotazione effettuata con successo, come titolo, e lo ripetiamo anche come intestazione di pagina, e poi gli diamo il riepilogo della prenotazione, che non è altro che una lista, magari, in cui ci sono i vari campi, nome, due punti. Allora, questo Bing view conferma deve accedere ai dati dell'utente Bing, mentre i dati di utente Bing che sono stati, diciamo così, creati e predisposti dal controller, al modello, mentre invece non ha per nulla bisogno dell'errore Bing, perché se sono arrivato qua non ci sono errori da visualizzare, quindi non ho bisogno di agganciarmi a quel Bing che pure esiste, ma esisterà con zero messaggi, quindi è inutile che io vada ad agganciarmi. E quindi anche qua posso usare, se vogliamo, per brevità, l'expression language per riportare le varie nome, si chiamava email, poi l'altro si chiama età, poi in più abbiamo il prezzo e la data. Quindi se tutto funziona bene, salviamo questo, riprendiamo il browser, torniamo indietro, mettiamo dei dati sensati. Prenota. Prenotazione effettuata con successo, nome, email, età, prezzo e data. Adesso la data è formattata in modo molto grezzo perché non abbiamo usato la localizzazione. No, chiude. Manca ancora una cosa, nel senso che a questo punto possiamo ancora agire. Noi abbiamo messo come prezzo fisso 10 euro, la specifica mi dice che il prezzo dipende dall'età della persona. E beh, basterebbe a questo punto andare a intervenire dentro il metodo utente Bing, e c'è un calcolo a prezzo in cui, anziché mettere sempre 10 euro, potrò fare i controlli e, insomma, definire il prezzo sulla base del campo età. Tanto nel momento in cui viene chiamato questo calcolo a prezzo, il campo età è già stato definito correttamente perché sono già passato dall'isvalid.
Questo è Rory Bean, poverino, fa il suo lavoro, semplice, poi magari lo faremo crescere se vogliamo, perché al momento non è in grado di supportare né messaggi multipli per lo stesso campo di testo, né messaggi che non siano associati a nessun campo di testo, messaggi globali sul form. Potremmo pensare di farlo crescere, aggiungeremo dei metodi per poterlo fare, e a questo punto lo possiamo usare sempre, in tutti i progetti, non c'entra più niente, con qualunque tipo di form, se vogliamo gestire messaggi, possiamo pensare di usare questo tipo di pattern, questo tipo di metodo di lavoro. No? Alla fine, la tecnologia, il linguaggio ci dà alcuni strumenti di base. La progettazione, no? Nell'imparare a progettare le applicazioni, invece, man mano che andremo avanti, ci daremo degli strumenti che sono più metodologici, cioè come tratto, come gestisco normalmente questo tipo di situazione, che tipo di oggetti creo, come li faccio interagire. E vedremo che alla fine nello sviluppo web ci sono 4-5 pattern guida che ci aiutano a prendere la strada giusta. No? Voi non avete probabilmente mai sentito parlare di design patterns in generale, in astratto, ma magari vi racconto un po' il concetto, è un concetto di ingegneria del software, no? che ci guida nel fare le scelte progettuali. L'MVC è uno di questi pattern che ci è servito molto a mettere ordine. No? Immaginate se non avessimo studiato l'MVC, questa parte qui, tutti questi controlli qua li avremmo messi direttamente dentro la pagina JSP che visualizzava il form, mescolati insieme a tutto, no? Che sarebbe stato abbastanza orrido da vedere. Ok, quello che farete la settimana prossima è quello di andare avanti con l'esercitazione della settimana scorsa, però provando a implementarla in questo metodo. No? Dando controller, viste e Bean. All'inizio sembrerà molto più lento lavorare così, perché prima di arrivare alla fine di una singola pagina devi fare vari pezzi, ma poi quando ci accorgeremo che questi pezzi sono facilmente riutilizzabili, riusciremo ad andare avanti più rapidamente. La settimana prossima proviamo a lavorare divisi in due squadre. Ok? Quindi dividiamo metà dell'alfabeto, dove è divisa tra la L e la M, no? E quindi la squadra 1, che è dall'A, adesso poi lo scriverò sul sito, dall'A alla L, squadra 1 mercoledì mattina. Dalla M alla Z, la squadra 2 lunedì alle 13. Poi, due squadre, si lavora bene, avendo anche appunto l'esercitatore e il borsista che vi assiste, riusciamo a lavorare, diciamo, anche abbastanza bene con voi. Se qualcuno non potesse venire nell'orario segnato, con i numeri attuali possiamo gestire tranquillamente lo scambio, quindi la norma è quella, se qualcuno ha delle difficoltà, venga pure nel turno diverso, ecco, non dovrebbero esserci problemi. L'ultima cosa, l'avrete forse già visto, se non l'avete visto ve lo dico o ve lo ricordo, nel link materiale compare, ho messo a posto ieri sera, una nuova sezione che si chiama esercizi svolti in aula, in cui carico via via gli zip dei progetti Eclipse che facciamo, quindi questo è quello di ieri, oggi pomeriggio ce ne sarà una nuova versione che è di oggi, e lo stesso lo vado ad aggiungere anche nel calendario delle lezioni con questa icona scarica, in cui ci metto lo zip del progetto, ci ho anche messo la fotografia della lavagna di ieri, c'è lo schema, che ovviamente facendo la lavagna non è rimasto registrato. Noi ci si vede invece giovedì prossimo, dopo i laboratori, così mi raccontate com'è andata. Buona giornata, grazie.